Buongiorno raga, giorno 2, ieri sera alla fine siamo tornati per le 2:30 a casa dopo Luna Park, non so come definirlo in realtà perché da me quelle cose non esistono e ho passato fino alle 4:30 ad acconciare questa, la parrucca per la mia best waifu Meiko che porterò appunto oggi in fiera e spero che venga bene perché la parrucca mi è venuta un po' meh, ma tanto meh, ma non ho mai acconciato una parrucca quindi direi che va bene anche così. Oggi niente acquisti, cioè solo giro dalla fiera e tutto e poi per le 6 di pomeriggio tocca partire perché si torna a casa dalla Malady. Fatemi sapere cosa ne pensate della parrucca per essere il mio primo tentativo perché non ho mai fatto una parrucca in vita mia. Ciao ciao motel caro, che eri una focata assurda, guarda che bello che eri. Se devo tornare a novembre tornerei qui, è bellissimo, è una figata. Oggi c'è veramente un botto di fila, gente. E noi che volevamo arrivare prima, ovviamente siamo partiti tardi. Buongiorno, buongiorno. Ma... buongiorno alle tette, scusa. No raga, è veramente invivibile la fiera. Adesso siamo nell'area food, ci saranno tipo 40 gradi. Di fuori ad esempio si sta molto meglio, però non c'è posto a sedere, quindi alla fine mi sono piazzata qui un attimo per riposare. Oggi rispetto a ieri non si sta troppo caldo, troppo afa. Non staresti neanche fresco con i vestiti normali, perché io alla fine ho una camicia leggera e basta. E sto crepando di caldo comunque. Quindi c'è un problema di foto. Ieri si stava bene, oggi è veramente troppo caldo. Adesso ho preso una granita, che è qui, l'ho già finita. Non ho fatto vedere più di tanto perché non è che sono andata chissà quanto in giro negli stand, non ho fatto acquisti, ho fatto due foto in croce e poi mi sono piazzata qua. Girati. Niente, alla fine mi sono smontata perché era troppo caldo, raga, non si stava decisamente molto peggio di ieri e sinceramente di stare male non mi andava, quindi dopo 6-7 ore che ho tenuto
7 ore che ho tenuto il cosplay, ho deciso di mettermi in borghese perché stavo morendo, già sto morendo adesso, quindi lasciamo perdere. Però niente, ho fatto un po' di giri, ho mostrato gli stand, non ho fatto acquisti oggi, quindi niente acquisti, cioè non ve li posso far vedere. Cioè l'unica cosa che è stata presa è quel rotolo di foam lì, perché da noi il foam non esiste. E cioè non è che non esiste, bisogna ordinarlo, quindi siccome c'era un'offerta lì, dopo poi comunque me ne parlerò nel video acquisti. E adesso ragazzi, parte per tornare purtroppo a casa. Anche questa fiera è finita, sono stata contenta che molte persone comunque mi hanno riconosciuto, mi hanno riconosciuto come Meiko, tantissime altre invece no, erano solo attirati da qualcos'altro, ma pazienza, tanto io ho fatto il personaggio perché mi piaceva. Adesso ci abbiamo sulla via di casa, stanno uscendo tutti, quindi spero di non trovare traffico, ma io spero che quelle là non sono macchine parcheggiate perché sono appena partite. E quindi niente raga, purtroppo anche questa fiera è finita. Qui luce fu, molto brutta luce fu, però meglio di così raga, non ce l'ho la luce, va bene? No, meglio di no. Comunque manca ancora un'oretta prima che arriviamo a casa e stavo pensando che comunque nonostante la fiera sia finita e che effettivamente è veramente triste lasciarla, tornare a fare la vita di tutti i giorni e lasciare tutti gli amici, la compagnia, tutti i momenti divertenti passati insieme, ma allo stesso tempo io sono molto felice che sto tornando a casa perché c'è la mia Maledi piccolina che è a casa da sola tra virgolette, cioè che gli dava da mangiare da sola, senza compagnia, a casa, e quindi mi manca tantissimo la mia Maledi e non vedo l'ora di andarla ad abbracciare, coccolare, stringere, fare tutto. Quindi alla fine sono sì triste, ma allo stesso tempo sono contenta perché vi giuro, avere un animale e a volte può essere impegnativo, però allo stesso tempo regala tante emozioni e quindi a me mi manca tantissimo la mia patatina che ogni volta si mette accoccolata a me, questi giorni